Buonasera e benvenuti al DLF, questa è la nona giornata del girone di Serie A2, Roma Nord di fronte River Plate e Blu IP Forex Quilia. C'è il lancio lungo, l'anticipo, viene fischiato fallo. Calcio di punizione, River sta per andare Mazzocchi. Il suo destro è deviato e poi la sfera che entra in rete per il vantaggio del River Plate, 1-0. La reazione del Blu IP Forex Quilia sulla destra, se ne va bene il numero 7, altro calcio di punizione. Parte il mancino a giro, dentro c'è il tacco e la rete splendida di Bartolo Mucci. 1-1 Blu IP Forex Quilia, deviazione al volo. Corner River Plate, va Di Marcello a staccare, traversa, incredibile parasfera, rimane lì Balzanetti, rinviata. L'azione di nuovo del River, viene concesso il vantaggio che viene sfruttato anche da Ruffo. 2-1, nuovo vantaggio River Plate. Corner Blu IP, battuto dentro, è ribattuto, c'è il tiro anche del numero 6, anch'esso ribattuto e può ripartire. Occhio al contropiede del River Plate dall'altra parte, 3-0, c'è il cross dentro e Pittorino tutto solo a porta vuota appoggia dentro la sfera del 3-1 per i suoi. Blu IP che non si dà per vinta e con l'impostazione palla a terra centrale prova a passare, occhio a Colantonio, l'occasione per lui, respinta e poi la sfera che... Punizione River Plate, va Arezzini con l'esterno destro che sfiora l'incrocio. C'è la sfera giocata malamente a centrocampo dalla Blu IP Forex Quilia, allora può ripartire il River. C'è tutto solo Pittorino dall'altra parte che rientra e la parata sfiora la doppietta. Blu IP che crossa, sfera che carambola verso l'altra fascia quando arriva il triplice fischio del direttore di gara. River Plate che riemerge dai bassi fondi della classifica e si ripropone in alto battendo 3-1 la Blu IP Forex Quilia nella nona giornata. Diciamo che abbia pagato cari insomma, gli errori sulle tre azioni, tre episodi del primo tempo che poi hanno permesso insomma, loro di aspettare e ripartire. Poi nel tempo mi ha scampato di lucidità per dare insomma, al tiro. Abbiamo avuto un'occasione, tanto il portiere che andava sfruttata meglio, poi insomma la partita si è messa male. Noi abbiamo provato comunque a stare in partita, a riprendere, senza fare questi ragionamenti insomma, sul dopo partita, come poteva andare. Abbiamo dato tutto finché ne avevamo. È mancata una velocità sotto porta nel caso in cui dobbiamo riprendere la partita. È una partita difficile anche se loro sono comunque gli ultimi in classifica, ma non rispecchia secondo me la loro squadra la classifica. Una partita comunque dura, difficile, che siamo riusciti comunque a chiudere nel primo tempo. Siamo andati 3-1, alla fine con un contropiede, ho segnato sul contropiede con un ottimo assist di Arezzini, abbiamo fatto un bellissimo contropiede, quindi comunque il merito di questi 8 gol vanno sicuramente alla squadra che sta giocando veramente molto molto bene. Dopo un inizio difficilissimo, abbiamo perso le prime 4 partite, merito al mister che è riuscito a tenerci compatti e adesso le cose stanno girando come devono.